Hola, hola, ciao. Allora, tutorial di Si può fare 2, seconda versione. La vecchia storica progressione dello store Boa Vida, mia, come dire, è in funzione da almeno 15 anni, ma più o meno lì, 15-16 anni, è stata la mia prima progressione. E da quella, insomma, poi sono da questa, poi sono venute fuori tante altre, tanti altri money management, ma come cuore di tutti i money management si può fare, è stata la madre. E allora, che cosa c'ha di differente dalla versione 1, o quantomeno quella storica? Ha alcune cosette, sia funzionali che proprio operative, che la prima versione non prevede. E allora andiamo a vedere, perché ho dovuto fare questo tutorial anche subito perché ne ho parlato e vi ho mostrato il video precedente, quello su pillole di betting 6, cioè sugli argomenti proposti da voi. All'interno di quel video è venuto fuori, si può fare, come al solito, appena c'è qualcosa di diverso, di nuovo, cominciate a fare domande, a chiedere la disponibilità e se e tutto il resto che già conoscete bene. Vabbè, e quindi ecco il tutorial e andiamo a vedere il file, insomma, che in parte avete già visto, ma adesso ve lo spiego più dettagliatamente. Il funzionamento è tutto uguale a Si può fare uno. Di diverso c'è la modalità che attualmente prima era su due bottoni. E quindi bisognava scegliere la modalità bankroll o profitto. Ora invece funziona solo sulla modalità profitto opzionabile, mentre invece di default si può fare lavora sulla modalità bankroll, cioè sul bankroll che viene impostato qui nel setting iniziale. Perché questo? Perché a parte per comodità, poi non è che c'era una terza versione e quindi poi si sceglieva tra bankroll profitto o quella versione di default. Erano comunque due, però quelle due creavano problemi nelle macro in alcuni file e quindi l'accavallarsi di quelle due modalità e quindi ho messo la bankroll per default e la modalità profitto opzionale. Poi c'è il bottone comunque qui azzera, che azzera l'intera progressione che già conosciamo e il setting. Nel setting iniziale è stato previsto, a differenza della vecchia versione, lo strike di riferimento. Che cos'è lo strike di riferimento? Come ho già spiegato, questo strike di riferimento in effetti è nato da una richiesta particolare che mi dice: guarda, ok, io faccio, si può fare, la faccio in virtù di una quota che normalmente gioco perché derivante da un pronostico che mi funziona bene. Questa quota può essere 1,40, 1,50, 1,60, quota 2, insomma, l'importante è che sia una quota che funziona bene. E quella cliente diceva: guarda, io c'ho una quota, non mi ricordo, 1,40, 1,50, che mi dà il 70% di strike. Quindi sapete bene, ripeto, io ripeto sempre, che il 70% di strike su una quota o un pronostico significa che su 100 eventi con quella quota e quel pronostico, 70 saranno esatti, 30 saranno errati, quindi lo strike del 70%, il che significa che quella quota e quel pronostico avranno questi risultati di media. Ora mi diceva: sì, a me va bene la previsione di saldo che fa, si può fare, però la fa su tutte quante le scommesse. Nel caso siano 30 in un mese, come è riportato qua, dice, me la fa su 30 tutte esatte. Io invece vorrei eventualmente un calcolo su quello che effettivamente è rispetto anche allo strike della mia quota. E quindi, impostando il 65%, il calcolo è semplice, non è che chissà cosa viene fuori, è il 65% di questa cifra qua. Però in effetti, al di là della sua semplicità,
questo calcolo reale poi serve anche proprio a determinare l'impostazione, bankroll per profitto, per quota weekend, per saldo iniziale, insomma, può influire su quella che può essere la decisione di impostazione di questi altri parametri. E quindi, ok, la previsione saldo rispetto allo strike della quota ora viene riportata, viene calcolata e quindi abbiamo i due importi, quello là eventualmente 100% e quello là eventualmente con lo strike di riferimento. Va bene, depositi e prelievi restano sempre uguali, la cassa aggiuntiva è sempre la stessa, cioè nel senso qui vengono riportati il totale di tutti i depositi eventualmente effettuati durante la progressione, oltre alla cassa iniziale, e qui invece viene riportato il totale di tutti i prelievi che sono stati effettuati durante la progressione. La cassa aggiuntiva significa che ovviamente riguarda la cassa iniziale più tutti i depositi che sono stati effettuati durante la progressione. Benissimo. Quindi questi sono i parametri iniziali. La cassa iniziale, e inseriamo ad esempio 200 euro invece di 2000, utilizziamo un bankroll del 10%, ma anche 15%, va bene, e quindi ci dice lo stake iniziale di 30 con la modalità di default che è quella del si basa sul bankroll, significa che per ogni step in sequenza nella progressione il file utilizzerà sempre il 15% della cassa disponibile, quindi del saldo giornaliero. Ok? Quindi parte da 30 e poi aumenta man mano in virtù di quello che è l'importo disponibile nel saldo giornaliero. Qui impostiamo la quota minima, quindi se uno gioca normalmente a 1,40, 1,42, 1,45, va bene mettere anche 1,40. Se avete un range proprio che sia 1,40, 1,42, 1,45 per esempio, in questo range qua è sempre bene non mettere 1,45 ma mettere, inserire in questa cella qui il valore minimo, quindi 1,40. Ok? Quindi 1,40 la quota minima, la quota del sabato e della domenica. Questa già sapete dall'altra versione, dal tutorial dell'altra versione, che qui va inserita la quota che eventualmente si vuole quota minima, eventualmente si vuole utilizzare o si vuole giocare, o che normalmente si gioca nei weekend sabato domenica. Ok? Quindi in questa colonna qui arancione per default apparirà la quota che voi inserite in questa cella qua esclusivamente per i sabato e le domeniche. Vedete? Sabato e domenica, sabato e domenica, sabato e domenica, sabato e domenica, sabato e domenica nei 30 giorni. Qui si va a impostare il numero di step, di giorni che si pensa di fare. 30, supponiamo che sia un mese, ok, quindi si mette 30 e sono 30 step o 30 giorni di scommesse. Va bene? E quindi il file ci calcola che con questa cassa, questo bancolo, questo stake iniziale, queste quote, otterremo, cioè questi 200 euro arriveranno a essere 1161 lordi, quindi meno i 200 saranno 961 netti. Ecco qua riportati con questa barra arancione che evidenzia l'ultimo giorno impostato della progressione. Va bene? E quindi 961,20 euro su 200 euro così impostati. Va bene? Poi basta aumentare, che ne so, leggermente la quota del sabato e della domenica, per esempio, portiamo a 1,60 va. E vedete che passa a 1536. Se aumentiamo anche un poco questa, 1,45, 1,7, va bene. Quindi, come impostiamo questi valori qua? Così, ovviamente, in virtù dei 30 giorni o 30 step, il saldo finale assumerà un valore diverso. E quindi, con questo saldo finale su 100-100, cioè nel senso 100% di tutte le 30 scommesse vinte, si otterrebbe 1161, mentre invece con lo strike di riferimento della quota al 65% porteremo 754, che meno i 200 della cassa iniziale darebbe un profitto di 554, che per molti starebbe anche bene,
Vabbè, perché poi alla fine sì, sono 200, ma se le cose vanno bene, questi 200 tutto sommato non saranno mai del tutto impegnati, cioè tutti quanti impegnati, sarà sempre impegnato il 15%. Quindi praticamente una minima parte di questa cassa iniziale. Va bene, quindi poi ultima cosa da fare è impostare qui la cadenza della progressione che si intende fare. Se si imposta la lettera G, verrà, è la prima data, cioè quindi solo questa qua viene impostata, solo la data numero 1, solo questo valore qua. Impostando la data qui dentro, mettiamo per esempio 1/12 del mese di dicembre, ecco qua, con la lettera G vedete la sequenza è giornaliera, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 30 e 31 il martedì. Va bene? Se invece inseriamo qui la lettera S, lui farà un calcolo settimanale. Va bene? E per default, ovviamente, vi porterà la quota che avete inserito qui nel sabato e domenica. Per cui se inserite la modalità settimanale, tenete presente che dovete inserire la quota che pensate di giocare in questa cella qua, quella dei weekend. Ok? Che cosa si intende per settimanale? Da domenica a domenica, cioè o quantomeno da domenica a sabato successivo o da sabato a venerdì successivo. Insomma, in tutta quella settimana voi dovete ottenere questo saldo qua per arrivare a questa cifra qua. Ok? No, che poi non sarà questa perché settimanale sono 4 in un mese, quindi andiamo a vedere 12, 12, 12, 12, quindi sarà 5, qui dobbiamo mettere 5, le 5 settimane e quindi 200 arriveranno a 2,68 con la quota 1,40, quindi 2,68. Meno i 200 saranno 68, ma parliamo di solo 5 scommesse. Con in un'intera settimana una quota 1,40. È ovvio che questa quota qua, per quanto riguarda la settimana, potrebbe facilmente salire a 3, salire a 6, tanto per dire, è il cumulo, ma pure 5, già 3.000 sono parecchi. Mettiamo 4, vediamo a quanto arriva. 1.295, 1.000 euro. Quindi praticamente utilizzando, bisognerebbe ottenere tutto questo profitto qua, 90 euro, 132 euro, 192 euro, nell'arco di tutta la settimana, con due scommesse, tre scommesse, cinque scommesse, 10 scommesse. È un calcolo settimanale. Uno dice, vabbè, io parto con 30 euro, dovrò chiudere questa settimana con 2,90 di cassa, quindi dovrò ottenere con 30 euro 90 euro di profitto. E quindi va là a farsi la sua settimana di scommesse, oppure weekend con la lettera W, però fate attenzione che quando mettete la lettera W, se la prima giornata qui non è il sabato, il file fa questo errore, perché il primo giorno che va impostato per la progressione in modalità weekend, cioè quindi solo sabato e domenica, va bene, inserendo la lettera B, deve partire necessariamente di sabato, per cui qua è 1/12 è domenica, per cui mettiamo 30/11 è sabato e vedete che fa sabato, domenica, sabato, domenica, sabato, domenica, sabato, domenica, quindi solo i 2 giorni del weekend. Ok? E quindi poi è sempre 2 giorni saranno, quindi vediamo 12, 12, 12, sono 10 nel mese di dicembre e quindi si va a mettere 10 qua. E si vede 8.300 a quota 4, 4 il sabato e 4 la domenica, quindi scendendo a quota 2 si arriva a 8.16. Vediamo un po' che quota dovrebbe avere. 3, mettiamo 3, sono 2,7, va del 50, potrebbe pure essere 15,41. 2,5 la quota, 2,50 il sabato e 2,50 la domenica. Questo è il quindi giocando solo di sabato e di domenica. Quindi abbiamo la progressione la modalità giornaliera inserendo la lettera G e la progressione si imposta in una sequenza giornaliera. La lettera S ci dà la settimana, quindi inserendo il primo giorno, che ne so, una domenica, un lunedì, lui ci calcola le settimane giusto dei 7 giorni a step, cioè gli step sono calcolati a salti di 7 giorni.
con la lettera V invece facciamo il gioco nel weekend, quindi solo nel sabato e la domenica, e quindi la progressione si imposta solo per i weekend, sabato, domenica, sabato, domenica, sabato, domenica, e così avanti. Benissimo. Poi che cosa abbiamo? La colonna della data, in automatico, abbiamo visto, inserendo solo la prima data. Poi abbiamo la puntata plan, che è quella là che ci suggerisce il file. Ovviamente questa puntata qua, la mettiamo in giornaliera, ma così ce ne andiamo meglio conto, mettiamo 30. Ovviamente questa puntata qua, il file la calcola in virtù, in questo caso, del bankroll con la modalità bankroll, quella di default. Ce la calcola in virtù di quello che succede in questo salto qua finale, step per step, calcolando sempre il 15% su quello che abbiamo disponibile. Abbiamo vinto o abbiamo perso? Abbiamo il saldo progressivo e quindi lui ci calcola il 15% su questo valore qua. E ci propone la giocata da fare, la puntata da fare. Questo però non ci obbliga a dover usare per forza questo importo qua. Abbiamo la colonna puntata manuale, dove in effetti possiamo inserire l'importo che vogliamo. Superiore a quello indicato dal file? Sì. Inferiore a quello indicato dal file? Sì. Mettiamo la puntata manuale, ma possiamo anche giocare a una quota diversa da quella impostata inizialmente nel setting. Vogliamo usare una quota maggiore? Sì. Possiamo usare una quota inferiore? Sì. Quindi possiamo fare quello che vogliamo. E a cosa servono queste quote qua? Servono a queste possibilità di inserimenti dati manuali rispetto all'automatismo del file. Servono proprio nel momento in cui stiamo in passivo e vogliamo livellare la nostra progressione, andremo e non ci soddisfano i calcoli, cioè quantomeno l'importo che viene fuori nel calcolo automatico della situazione a quel momento, cioè che ne so, da 4.945, quindi con un 70% di 3.200, con delle scommesse perse, questi valori sono arrivati a 1.800 che ne so, 1.000 euro qua, va bene? Non ci soddisfa perché ne vogliamo due. Allora noi andiamo a fare delle simulazioni qua, inserendo delle quote manuali in questa colonna qua, o delle puntate superiori a quelle previste dal file, va bene, in modo simulato, e vediamo come poter fare per portare di nuovo questi importi qua, questi valori qua, a dei valori più accettabili o che ci soddisfino maggiormente. Ok, quindi servono per fare questo, ma servono anche nel caso in cui siamo in attivo a voler giocare di più, a una quota più rischiosa o a giocare di meno, insomma, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Queste due colonne qua ci permettono di armonizzare secondo le nostre esigenze la progressione, si può fare, va bene, e quindi, come dire, organizzarla e preventivarla secondo le nostre esigenze. Benissimo, quindi questa colonna qua non va mai toccata. Non bisogna metterci nessun dato che non sia quello inserito in questa colonna qua, ma manualmente non va proprio toccata, va bene? Le uniche toccate che si possono toccare, o si possono modificare, non toccare, sono queste qua in giallo, le altre assolutamente non vanno, e queste qua ovviamente dei depositi e prelievi, le altre non vanno assolutamente modificate, ok? Benissimo. Quindi puntata manuale abbiamo detto che cos'è, la quota manuale abbiamo detto che cos'è, nel senso che vogliamo utilizzare quello che vogliamo. Dopodiché andiamo nella puntata schedina, che potrà essere questa, la puntata automatica, che potrà essere questa, la puntata manuale, o potrà essere qualunque altra puntata che abbiamo fatto, e la mettiamo qua, e mettiamo per esempio 30, diciamo che abbiamo messo quella quella suggerita dal file. Puntata schedina 30, vincita lorda 2,50, siamo 60, e qui 75, mettiamo 105, ok? E quindi l'eventuale vincita lorda. Ora, questo importo qua in particolare va inserito a mano, perché ovviamente va inserito a mano, perché non si sa
la bolletta quanto verrà fuori, che pronostici usiamo, se c'è un bonus, non c'è un bonus. Quindi alla fine, giocata la scommessa, qual è la vincita lorda che il book ci attribuisce a quella bolletta? 105 euro. Benissimo, andiamo qua dentro e mettiamo 105 euro, puntata e vincita lorda. Aspettiamo, cosa è successo? Abbiamo vinto, inseriamo la B, ecco qua. Andiamo a 2,75, va bene, saldo di chiusura. Il profitto è stato di 75, perché di fatto 105 vinti meno i 30 giocati sono 75. 200 era la cassa iniziale, più 75, 2,75 il nuovo saldo. Profitto progressivo, resa progressivo, ok. Cassa 2,75, ora lui ci offrirà il 15% dei 2,75, che sono 42 euro. Benissimo. E ci indica di giocare a 2,50 perché questa quota qua, perché è ancora domenica, difatti lunedì ritorna a 1,40. Vedete, non c'è la quota di riferimento. Come vedete, quando inseriamo l'esito finale della scommessa, la riga che è stata giocata assume questo colore qua e quindi va in deposito, cioè giocata, e sotto ad essa viene sempre evidenziata la riga della scommessa in corso o da fare. Benissimo, ok. Quindi andiamo avanti. Per esempio, qui ci chiede 42 a quota del 50, ma supponiamo che, siccome abbiamo vinto, ne facciamo una da 55. Bene, se 55, ora ci rimette il colore nero. 55, allora aspetta, che ci ho detto già, se lo poi mi scordo. Ecco qua, mettiamoci il nero, ecco qua. Allora, dicevamo, supponiamo che vogliamo rischiare, che abbiamo vinto la scommessa precedente. 55, però invece di giocare a quota del 50, la bolletta ci è venuta fuori a quota 2,12. Benissimo. Come vedete, nel momento in cui togliamo la quota e togliamo anche 55, vi faccio vedere una cosa. Vedete qua il profitto giornaliero 63, perché sono i 42 a quota 2,50. Ok? Così o no? Vediamo un attimo. 42 per 2,50 uguale 105 meno 42 uguale 63. 63, ok? Quindi 42 a 2,50 sono 63 e andrebbe a 3,38, salto giornaliero. Però noi abbiamo detto che ne giochiamo 55 e a 2,12. Anziché 63 diventano 61,60 e quindi 3,36,60, per cui profitto giornaliero e saldo giornaliero si adeguano a quelli che sono i valori impostati in queste celle qua. Va bene? Ok, facciamo la scommessa, la facciamo, abbiamo detto, da 55, e la vincita dovrebbe essere di 110, 120, facciamo 122 e 24, e l'abbiamo persa. Benissimo, torniamo a 2,20, stavamo a 2,75 meno i 55 che abbiamo giocato, andiamo a 2,20, differenza profitto e perdita meno 55, differenza, il profitto progressivo è 20, cioè stiamo guadagnando 20, e quindi 10% sulla cassa iniziale, saldo progressivo 2,20. 15% di 2,20 è 33. E così andiamo avanti. E vedete qua i valori sono cambiati. Ok? Era 4.000 qualcosa, questo era sui 3.000. Per cui, come vedete, dopo una perdita il valore è cambiato, ovviamente. Ma noi lo vogliamo riportare a 4.000. E allora proviamo a fare questo. Per esempio, andiamo su il sabato prossimo, per dire, non gioco 2,50, quota 2,50, ma giocherò quota 3. Quindi metto qua 3 e qua 3. E già arrivo a 4.000. Anche il prossimo weekend,
andrò a quota 3 e a quota 3 anziché 2,50 e sono a 4,5. Ok, mi sta bene così. L'unica modifica che faccio, prevedo di giocare quota 3 per il prossimo sabato. Intanto vado avanti con la quota a 1,40 come prevista qui nella cella. Ok, ecco perché a cosa servono le quote manuali o le quote, o anziché invece di giocare a quota maggiorata, decido di fare a questo punto qua sabato, giocherò, se arriverò a questa situazione qua, anziché 45 farò una puntata da 60 a 2,50 e qua la farò da 70 e sto a 3,98, qua la dovrò fare da 99 a questo punto, invece la farò da 110 e qua eventualmente la farò da 130. Benissimo, 4,100, ok, l'ho riportato sopra 4,000, mi sta bene così. Quindi posso fare le previsioni con aumentando lo stake, cioè la puntata, aumentando la quota, aumentando tutti e due, diminuendo tutti e due, diminuendo solo la puntata, diminuendo solo la quota. Quindi con quelle due colonne là io posso progettare continuamente la mia progressione, ok? Affinché vada dove deve andare. Benissimo. Quindi questo è il funzionamento. Se poi c'è un deposito, qui si mette per esempio deposito 20 e vedete che passa a 2,40 e lì si aggiunge 20 e qua passa a 2,20. Se invece togliamo il deposito e facciamo il prelievo, diciamo che a questo punto qua preleviamo 70, andiamo a meno 70, no, dobbiamo mettere 70 senza in meno e andiamo a 150, ok, perché eravamo a 2,20, ce ne prendiamo pure 70 e andiamo con la cassa a 150 e abbiamo i prelievi qui aggiornati a 70 euro. Va buono? Semplice. Ok, abbiamo già detto il tasso a zero eventualmente, quando abbiamo fatto tutta la nostra, è finita tutta la nostra progressione, la vogliamo azzerare, azzereremo qui la progressione. Come avete visto, si gestisce in questo modo qua. Però cosa c'è di più di diverso rispetto alla prima versione, oltre alla grafica, oltre alla modalità fatto in questo modo qua, cioè eliminato i due bottoni e messo bankroll per default e profitto opzionale, oltre lo strike di riferimento, che cosa c'è in questa nuova versione? C'è la distribuzione della sessione giornaliera, cliccando qui su questi lingottini, vedete? Esempio, ho, che ne so, ho 60 euro e devo fare quota 2,50 e ottenere 90 euro di profitto, però non voglio fare una sola giocata su una sola quota 2,50. È il solito discorso che conosciamo, no? Della frammentazione della scommessa durante la giornata su più scommesse. Ok, quindi rischiando su quote minori anziché su 2,50 o su una multipla 2,50. Ok. E allora diceva, io tengo da fare questa scommessa e me la voglio gestire in un modo diverso. Benissimo. Allora andiamo a vedere qual è la cassa che abbiamo a disposizione qua. Abbiamo 295 e 20. Ok? Quindi andiamo sulla sessione, inseriamo la cassa disponibile 295 e 20. Target preteso 90 euro. Numero di scommesse, quando ne voglio fare? Vedrò il palinsesto, questo e l'altro, e qui diciamo che ne farò 5. Ok, e lui mi apre la maschera a 5 scommesse. La cassa in gioco, abbiamo detto che ne abbiamo 60. Abbiate pazienza. La cassa in gioco abbiamo detto che ne abbiamo 60, quindi mettiamo 60 e quindi il 20% del bankroll arrotondato.
Ok, andiamo a controllare qui se è così, 60% la puntata, 90% il target che dobbiamo ottenere, 2,95 e 20 e la cassa disponibile. Benissimo. Torniamo sulla sessione. Abbiamo impostato 5 scommesse. Benissimo. Ora dobbiamo ottenere sì 90 euro con i 60 in gioco e ce li andiamo a giostrare su questa maschera qui. Prima puntata, quota in gioco 1,40. Benissimo. Quando voglio recuperare, cioè quando voglio ottenere di percentuali di target su questi 60 euro con questa scommessa, diciamo che mi sento abbastanza sicuro, ne voglio il 30%. Quindi 30% di 60 arrotondati sono 27. Ok? Lui mi dice puntate in gioco 68, ma io ne tengo solo 60, non posso giocare 68 solo alla prima scommessa, sennò che faccio? Devo forza scendere. Allora scendiamo a 20, 45 è troppo, 15, 34, ma mettiamo 10%, 23, ok. Ho fatto la mia prima puntata a 1,40. 10% del target, valore target, okay, il target è 90, scusate, 10%, quindi 9 euro, devo giocare 23 a quota 1,40 per ottenere 9 euro. Benissimo. Poi vediamo, la seconda puntata la farò a 1,62 e un altro 10%. Benissimo, altro 10% sono altri 9 euro, dovrò giocare 15. Al momento ne ho 30, 38 giocati, vedete? 38 giocati. Ne ho ancora a disposizione 22. Va bene. Ho il 20% appena del target coperto, ne resta 80 e restano ovviamente 72 euro ancora da dover impostare. Benissimo. La terza scommessa la farò da La farò eventualmente a quota 1,45 e questa volta andrò al 25%. Dice, ma sono 50? Sì. Perché? Perché eventualmente qualcuna di queste, o tutte e due saranno vinte e quindi mi sono state già rese disponibili. Va bene. O comunque una delle due mi sarà rientrata. Se ha già perso tutte e due, ha già perso tutte e due, non posso fare questo calcolo, andrò dopo a modificare eventualmente conoscendo l'esito, ma non conoscendo l'esito e facendo qualcosa prima, io penso che le due, o quantomeno una delle due sarà entrata, per cui ne avevo 22 a disposizione, ancora più 23 o più la vincita, insomma, i 50 dovrei riuscire a farcelo, ma è una preimpostazione. Va bene, quindi mi faccio la mia preimpostazione, puntate in gioco 50, dopodiché ancora 1,40 perché gioca 1,40, me ne mancano 55, quindi diciamo che faccio 25 ancora qui, e poi ancora 1,40, l'ultima 30%, 27, 68. Totale puntate saranno 213. Potenziali, ma ovviamente saranno stati usati sempre i 60 e non più di 60. Va bene, abbiamo tutto il 100%, abbiamo calcolato il 100% del target, la quota media è 45, totale delle vincite eventualmente ci darà 90 euro, esattamente il target preteso. Benissimo, questa è la previsione. Poi andiamo a vedere che cosa succede. Allora, supponiamo la prima l'abbiamo vinta, la seconda pure l'abbiamo vinta. Quindi avevamo a questo punto qua 18,50, vedete? Più 60 a disposizione, 78,50. Per cui la giocata da 50 qui la potevamo fare e l'abbiamo fatta, però l'abbiamo persa. Benissimo. Ok, siamo a meno 50, meno 31,50. Per cui ne abbiamo a disposizione 60 meno 31,50, quindi abbiamo 28,50. 28,50 a disposizione. Per cui queste qua non le possiamo fare più, giusto? Giusto.
E quindi a questo punto qua dobbiamo o aumentare la quota, la portiamo, che ne so, a 1,80, tanto per dire, e giochiamo con il 20%, quindi 23, e questa qua lo stesso la dobbiamo aumentare. Dobbiamo cambiare pronostico. Quindi facciamo le due da 23, supposto che l'abbiamo vinte, vediamo che cosa ci resta. Ci resta comunque 5,30 e non 90, va bene? 5,30 e non 90. Totale target sono appena 13,50 qui, 85% e 15%, questi qua dopo l'errore, dopo il pronostico perso, non ha più valore impostare il 100%, cioè non ha più senso impostare il 100%, ok? Quindi la realtà sarà questa qua, sarà di 5,30 che abbiamo ottenuto sulle nostre 5 scommesse in quella giornata. Ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questo valore qua e andarlo a mettere nella nostra progressione, quindi torniamo a 5,30, quindi torniamo e diciamo che qui abbiamo giocato, vabbè, era qui. Facciamo un esempio qua, insomma, diciamo che era 60 e abbiamo ottenuto 65,30, quindi metteremo qui 65 e 30, ok? Anche per questo è utile questa colonna qui manuale, proprio per questo discorso della sessione, in modo tale che qua ora ci darà degli errori, però mettiamo vinto e ci dà degli errori perché non ci sono quelli precedenti. Si aggiornerà ovviamente con questo calcolo qua e tutto ritornerà nei fare i suoi calcoli adeguati a quello che è stato lo step. Ma supponiamo che sia stato qua 33, abbiamo giocato diciamo 33 e invece di 5 abbiamo ottenuto 2,80, quindi sono 35,80. Va bene? Ok. Mettiamo vinto perché abbiamo comunque vinto 2,80, 2,80. 80, 11,40 alla resa, 222,80 e il file si adegua a quello che è stato lo step. Ok, quindi oltre a quei settaggi, alla grafica, a quant'altro, cioè, in questa nuova si può fare, c'è questa distribuzione qua del target giornaliero suddiviso in più giocate e gestibile con questa maschera. Questo è quanto, non c'è altro da con questa icona qua del cestino, si azzera la progressione, tutto ritorna a zero, si ritorna sulla progressione e si aggiorna e si va avanti. Va bene, questa è si può fare 2. Ora, chi ha la prima versione di si può fare pagherà una piccola differenza per avere questo aggiornamento nel caso che gli interessi. Chi invece non ha la prima versione e comprerà direttamente questa versione di si può fare, questa versione costerà di più di quella là precedente, fermo restando che nel catalogo dello store resteranno entrambe le versioni, quella la si può fare 1 e la si può fare 2, a due prezzi differenziati, per cui il cliente, guardandosi i due tutorial, potrà decidere eventualmente per quale optare. Va bene, un abbraccio a tutti quanti, vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo tutorial.